Buongiorno, oggi vi mostro com'è possibile sostituire le pasticche freno di una macchinetta, anzi una macchinotta perché è un quadriciclo pesante, questo è omologato per 4 e sono i famosi 125 che non producono più. Faccio vedere come sostituire le pastiglie dei freni o verificare il funzionamento e magari pulirle. La prima cosa da fare è togliere ovviamente lo pneumatico, quindi abbiamo 4 dati, serve un crick. E vi consiglio di fare l'operazione prima di sollevare l'auto perché è più comoda. Quello che si fa è inserire il crick nel bullone. Siccome la prima volta sarà molto duro, quello che si fa è il classico premo col piede. Allento tutti e 4 i bulloni. Una volta allentati, vengono via tranquillamente anche a mano. Una volta allentati col crick, finisco il lavoro togliendoli a mano, li metto da parte senza perderli. Una volta tolti i dadi, bisogna sollevare l'auto per poter togliere lo pneumatico. Quindi quello che serve è un buon crick con una chiave, fate in modo di trovarne uno piatto, di modo che non rovini la parte sotto, che normalmente è fatta di cartapesta, quindi va posizionato bene. Una volta posizionato bene il click, questo movimento andiamo a sollevare l'auto. Comunque macchine leggere, quindi non si fa grossa fatica. Una volta sollevata l'auto quel tanto che basta, lo pneumatico viene via e lo togliamo e lo mettiamo da una parte e possiamo finalmente accedere al gruppo del disco e delle pastiglie con lo strumento che lo tiene, le preme. Allora, come vedete qua ci sta il disco che è parecchio ossidato, è una macchina che ha viaggiato poco, c'è cioè meno di 8.000 km, ma è stata parecchio ferma, quindi frena poco nonostante abbia l'ABS che comunque alla fine le ruote le blocca ma con una grossa pressione del pedale. Ecco, quello che volevo fare è cambiare le pastiglie, ma quando l'ho fatto sull'altro ho verificato che in realtà c'è parecchio pattino, quindi le ho solo pulite e vi faccio vedere come si fa adesso. Vi suggerisco, quando cominciate a smontare qualcosa, di fare delle foto in modo da recuperare poi come erano montati i vari pezzi. Quindi qua dobbiamo togliere le due viti che bloccano le pasticche. Quindi con una chiave a cricchetto andiamo a posizionare e ad allentare i bulloni, quello sopra e quello sotto. Poi sarà, una volta allentato, abbastanza semplice rimuoverli anche a mano. Una volta rimossi i bulloni, viene via il gruppo che tiene le pasticche. Eccolo qua. Vedete, questo serve, c'è il pistone che spinge le pastiglie, che adesso vi faccio vedere come riposizionare in sede, che servirà dopo per poterlo reinserire senza far fatica. Con una chiave a pappagallo dovete fare in modo di stringere il pistoncino in maniera delicata ma decisa, in maniera tale che si abbassi nella sua sede fino a quando non è a livello, come vedete qua. Come si può vedere adesso, dopo averlo spinto con il pappagallo, il pistoncino è allo stesso livello della sede, in maniera tale che quando lo reinseriamo non sbatterà sulle pasticche. Eccoci sul vivo, sulle pastiglie o pasticche. Queste si rimuovono dalla sede in maniera abbastanza semplice, una davanti e una dietro. E come potete vedere, hanno parecchio pattino ancora.
non sono proprio da sostituire, hanno meno di 8.000 km, però sono completamente lisce e hanno dei bordi parecchio spessi, si vedono anche. Quindi che succede? Quando va a frenare, il punto di attrito è molto ridotto rispetto alla superficie totale, ed essendo molto lisce e vetrificate, frenano poco. In più il disco è completamente arrugginito, per cui quello che faremo è: teniamo le pasticche perché sono ancora buone, ma puliamo l'uno e l'altro, pasticche e disco, e garantisco, dovrebbe essere garantita una frenata più potente e con meno sforzo, perché sicuramente funziona meglio il sistema. Vi faccio vedere come pulire. Blocchiamo la pasticca col pappagallo e con una buona lima, anche se arrugginita, andiamo a pulire il bordino che si è formato con una frenata scomposta, che viene via subito, sono residui nella frenata, e poi tutta quanta la superficie, in maniera da togliere lo strato vetrificato. Levigando anche i bordi e pulendo la parte centrale, che è quella più importante. Dopo un po' di lima, come vedete, la parte vecchia vetrificata, il dito sporco, e la parte nuova. Se poi avete una morsa per poterlo bloccare, è ancora meglio. Ecco la differenza tra la pasticca, la pastiglia lavorata e quella originale. Questa è quella lavorata, che sembra nuova, questa è quella ancora da fare, quindi procedo anche con l'altra allo stesso modo. Una volta pulite a dovere le pastiglie, le rimettiamo nella sede. Considerate che sono diverse, quindi ricordatevi qual era l'una e qual era l'altra. Quindi qua la rimettiamo. Sentiamo il click, e quella frontale, facciamo la stessa cosa. Fino a che non fa click, nel frattempo si è sganciata quella dietro, che andiamo a rimettere. Ecco qua, quello che dobbiamo fare ora è rimettere l'attrezzo che spinge le pasticche, che abbiamo riportato nella sua sede il pistone, quindi entrerà molto facilmente, e infatti eccolo qua, è rientrato. Rimessi a mano i bulloni nelle loro sedi, andiamo ad avvitarli con il cricchetto. Andiamo a girare un po' sopra, un po' sotto. Stringiamo fino alla battuta esercitando un po' di forza. Se avete una chiave dinamometrica e conoscete pure i valori, meglio ancora. Ecco qua, abbiamo stretto ed è tornato nella sua sede. Ora l'altro lavoro è dare una bella pulita e spolverata a questo disco, che è in parte arrugginito, in parte zigrinato. Lo facciamo tornare liscio liscio, di modo che la superficie d'attrito sia la maggiore possibile. Possiamo farlo o con una spazzola d'acciaio, anche in versione più piccolina per arrivare dappertutto, e rimuoviamo la patina esterna fino a che non diventa liscia. Vedete già la differenza tra dove è stato pulito e dove era prima. Altrimenti, se non vi volete ammattire, avete un trapano. Basta un trapano con una punta in questo modo, con uno scovolino, in maniera tale che ci andate a passare delicatamente per rimuovere lo sporco. Vi faccio vedere. La pulizia ovviamente va ripetuta sia per la parte interna del disco che per quella esterna, quindi fate in modo di arrivarci dappertutto in maniera un po' comoda. Vi faccio vedere.
poi non si tiene molto facilmente, quindi vi faccio vedere l'effetto dopo, vado con due mani. Questo è il risultato dopo il passaggio del trapano, qui è assolutamente liscio al tatto, mentre qua dove non è stato ancora lavorato è ruvido ed è pieno di ruggine. Quindi ecco, dovete farlo sia per il lato esterno che per quello interno, con un po' di pazienza. Una volta finito il lavoro, il disco sarà completamente levigato e pulito, le pasticche le abbiamo già reintrodotte, quello che facciamo è rimettiamo la ruota, di modo che finiamo il lavoro. Appoggiamo e presentiamo lo pneumatico nella sua sede e cominciamo ad avvitare a mano i suoi bulloni. Una volta avvitati un pochino a mano, riprendiamo l'attrezzo proprio. Attenzione, ci sono diversi buchi, e li avvitiamo a mano fino a che non fa forza. Facciamo tutti e quattro. Una volta stretti tutti e quattro a mano, bisogna salirci con il piede per fare più pressione, però siccome abbiamo la ruota sollevata e girerebbe, andiamo a riportare la macchina a terra in maniera che col peso poi la ruota non si muova. Quindi col click andiamo a fare il movimento contrario, ma essendo macchine abbastanza leggere si riesce a fare anche a mano, vedete mano a mano la ruota torna a terra. Una volta tornato in basso, togliamo il click, ora la macchina è ben salda e possiamo andare a chiudere bene con la forza del proprio peso tutti quanti i dati, i bulloni. Bene, quello che serve ora è un giro di prova per la macchina. Ricordatevi però, prima di partire, di pompare con la pompa dei freni, con il pedale del freno, di modo che torni la pressione sul circuito frenante e non andiate lunghi la prima frenata. Sicuramente la macchina frenerà meglio e con meno sforzo al piede. Ciao a tutti!